Coach Campigotto, dopo la fortunatissima avventura in Coppa Italia, si torna a parlare di campionato. Domenica alle 18 la PIU al Valois Udine farà visita alla staff Mantova. Avete recuperato le energie mentali e fisiche necessarie per questo nuovo impegno di campionato? Siamo sicuramente contenti della vittoria in Coppa Italia, questo ci deve dare energia per il proseguo del campionato ed essere attenti a evitare passi falsi, in particolare a partire da domenica dove incontriamo una formazione in forma, tosta, difficile da affrontare, soprattutto sul suo terreno di casa. La staff Mantova è scesa in campo ieri nel recupero della seconda giornata del girone di ritorno contro Capodorlando, partita vinta ai supplementari, il che significa che, come dicevi, sì, affronteremo una squadra in salute. È stata una partita, diciamo, rocambolesca. Mantova è stata costretta anche a inseguire, ha recuperato, ha perso il vantaggio più volte, ma si è vista l'esperienza dei veterani alla fine, in particolare Cortese, ma anche Maspero, ritornato dopo l'infortunio al ginocchio, è sicuramente un giocatore interessante che dà linfa vitale alla squadra per far bene. Parlando dei singoli, tra i migliori finora in questo campionato nelle file degli Stings figura Iannuzzi, giocatore che la PIU conosce bene anche per i trascorsi nella JV Napoli, ed è lui forse un giocatore da attenzionare in modo particolare anche per il sistema di gioco della squadra mantovana. Sicuramente Iannuzzi è uno dei top centri della Serie A2, è in grado di giocare fisicamente vicino a canestro, ha un buon tiro dalla media, sicuramente sarà un avversario complicato da limitare.